Genova, presidio di guardie giurate e operatori fiduciari. Nella giornata del 16 aprile 2021, al di fuori della prefettura di Genova, è stato organizzato un presidio da parte di guardie giurate e operatori fiduciari, categoria senza contratto di lavoro da 5 anni e con un contratto integrativo provinciale castrante e mai rinnovato da 13 anni e mai sottoscritto da Filcams CGL nel 2008. Il settore comprende un migliaio di guardie giurate sul territorio genovese che svolgono servizio di attività ausiliaria alle forze dell'ordine in aeroporto, nelle stazioni ferroviarie, negli ospedali, con il presidio del territorio 24 ore al giorno, festivi compresi, e di circa 1200 operatori fiduciari che hanno compiti di portineria nelle reception e nelle gallerie commerciali. Il salario di prima assunzione di circa 797 euro lordi al mese, al di sotto della soglia di povertà. La motivazione, il mancato rinnovo di contratto che persiste da 5 anni e 4 mesi per uno stipendio che va dai 790 euro lordi ad un massimo di 1200, sempre lordi, e per questo i lavoratori di vigilanza sono da sempre considerati dei mangiatori di ore per rinforzare il loro stipendio. Il sindacalista funzionario Filcams CGLI di Genova alla TV locale ha raccontato che il contratto comprende sia le guardie giurate di pubblico servizio sia il personale dei servizi fiduciari, ovvero tutti quei lavoratori che si vedono in giro 24 ore al giorno, festivi compresi, che si dedicano ai servizi di vigilanza della città. Il sindacalista continua con queste parole: non coltiviamo speranza, rivendichiamo diritti, rappresenteremo tutte le nostre istanze. Sinceramente, queste ultime parole mi lasciano perplesso. Non si capisce l'aspettativa e concretamente cosa si voglia fare per questa categoria bistrattata. Dalle parole del funzionario sembra un condottiero pronto alla guerra, ma nella realtà battaglie non ci sono e non ci sono state. Altro punto dolente sono i delegati sindacali. A parte qualcuno che si è adoperato per i diritti, si è visto da parte di questi solo un lassismo generale. Alla fine i delegati in pratica fungono solo da procacciatori di tessere per il sindacato e godersi dei 3 giorni di permesso. In pratica le briciole, mentre i frutti sono per il segretario ufficiale. Ribadisco, non tutti i delegati sono sempre stati indolenti, ma a Genova è quello che è successo alla CGL nel settore vigilanza. Non hanno mai concluso di riuscire a portare vantaggi a questa categoria, che guadagna meno di altre e lavora 4 giorni in più al mese, ovvero 26 giornate per 5 giorni di lavoro e uno di festa, e spesso saltato. Un sistema, il 5+1, soprattutto per quelli che fanno 12 ore, li sottrae alla vita sociale e alla vita di famiglia, che spesso ne risente. Infatti c'è stato un crollo di tesseramenti, soprattutto per la CGLI, nel settore vigilanza. Bisogna precisare che solitamente quando ci si batte per dei diritti, chi guida il carro, se non ha dietro chi lo spinge, dopo un po' si ferma. A conferma basta guardare la foto del presidio. A fronte di un migliaio di guardie giurate a Genova, davanti alla prefettura c'era solo una ventina di addetti ai lavori. Se poi togliamo giornalisti e sindacalisti, non necessita di dare altre spiegazioni sulle forze in campo. Altra nota, nel presidio c'erano anche qualche addetto al servizio dei servizi fiduciari, che sarebbero, per chi non li conosce, le guardie finte, ovvero i disarmati, che lavorano in condizioni ancora peggiori, con orari e turnistica che non lascia spazio per organizzarsi la vita e con delle paghe anche sotto i 4 euro orari. La nota che mi fa pensare è che il rappresentante di questi lavoratori è un africano o senegalese. Ora dico questo non perché non dovrebbe fare un'attività da sindacalista, ci mancherebbe, è che la cosa strana è che questa gente si mette in primo piano per i suoi diritti e dei suoi colleghi, mentre gli italiani tirano a campare in silenzio e in sottomissione. Questa la dice tutta su come cambia la società e di come sta cambiando l'occidentale, tra stranieri che si impongono per inserirsi nella società e diventano i paladini dei diritti, anche degli indigeni del posto, come in questo caso forse non isolato, mentre gli italiani vivono nel loro lassismo. Non meravigliamoci se poi la CGLI punta sugli immigrati per sopperire alla mancanza di tesserati e se questi un giorno prenderanno il sopravvento e li troveremo ai posti ambiti da sempre dagli italiani.
Le guardie, visto che non sono in grado di proteggersi, dovrebbero diventare una categoria protetta per la loro sopravvivenza. La realtà è che siamo ritornati indietro. Gli immigrati hanno portato l'abbassamento del costo di lavoro e gli stessi immigrati porteranno le battaglie per i diritti. Tutto ricomincia da dove è iniziato.